quindi ha bisogno di essere un po' presa per mano. Lo so che l'ho già detto, ma in questo momento spero di essere un pochettino più creduto rispetto a prima, visto che non ho più niente, non sono più parte interessata. Qualcuno potrebbe vedere questa mia decisione come una specie di fuga, no? Mentre invece se avessi voluto fuggire sarei fuggito quando giocavamo a Catania, quando giocavamo a Roma, giocavamo con un titolare in campo, giocavamo con giocatori primavera, giocatori fuori rosa dalla Serie C, giocatori che stavano fermi da mesi o da anni, che tra l'altro ringrazio per l'ennesima volta pubblicamente perché mi hanno dato la totale disponibilità. Se fosse stata una fuga lì sarei dovuto andare via. Invece no, sono rimasto perché ci ho sempre creduto. Ci ho sempre creduto perché speravo. Il tracollo è stato a Roma, quando alla ripresa degli allenamenti abbiamo riperso di nuovo Barreto, Gazzale, Salvatore Masiello. Quella è stata un'ulteriore mazzata che ci ha, e dico ci ha, nel senso non solo sottoscritto ma tutta la squadra. Però ripeto, continuo a dire che questa possibilità c'è ed è, non veniva da dire questo sacrificio, ma è una parola grossa questa mia decisione, proprio nella speranza che possa essere utile. Io lascio a Mutti, sperando che lui raccolga quello che non siamo riusciti a raccogliere noi, glielo auguro veramente di cuore, perché se riuscirà a raccogliere scoprirà cosa significa allenare il Bari, scoprirà cosa significa e che cosa rappresenta allenare il Bari, cosa che non conoscevo io quando sono arrivato, cosa che adesso fa parte del mio DNA. Avrei mille cose da dire e avrei anche alcune cose da chiarire, perché alcune cose che sono state dette non sono esattamente corrette, però è troppo bello tutto quello che ho ricevuto che finisce qui, finisce ringraziando. E il ringraziamento non è il solito ringraziamento di convenienza o altro, ma è veramente anche perché quello che non sento non riesco a fare, quindi non lo farei mai. Io ringrazio innanzitutto il mio staff, se devo essere sincero, perché ha lavorato come due o tre volte Mattarese alle 8:30 di sera, è passato dentro lo stanzino pensando che ci fossero i ladri, questa non è una battuta, si è spaventato perché era tutto acceso ed eravamo noi che alle 8:30 stavamo ancora lavorando. Li ringrazio perché hanno sopportato anche loro di tutto e di più e non hanno mai, hanno sopportato soprattutto me, quindi non hanno mai mollato. Ringrazio tutti quelli che hanno collaborato con me naturalmente, dai medici ai magazzinieri ai massaggiatori, tutti quanti, che sono stati sempre di una gentilezza estrema. Ringrazio voi perché credo che sia, lo dico senza paraculismi, credo che sia stato, io sono un po' cambiato, ero sempre un po' incazzoso, ma adesso sono cambiato e credo che questo sia stato l'anno, non questo, parlo della mia, i miei 18, 19, 20, quelli che sono, mesi, a Bari sono stati gli anni del miglior rapporto con la stampa che abbia mai avuto, nel senso che c'era il piacere. Non era mai un problema venire a fare una chiacchierata, ma era un piacere sempre, ed è una cosa rara nel mondo del calcio. Ho persino capito le esigenze di questo ragazzo, che, e non è una battuta, perché lui lo sa. Ringrazio, se me lo permettete, la città, perché io ho vinto 6-7 campionati, non mi ricordo, ma non ho mai
avuto una cosa di questo genere? Ringrazio. È sinonimo che sto diventando vecchio. Ringrazio, dicevo, la città, perché non c'è stato un momento della mia vita qui a Bari che non mi abbiano fatto sentire importante, mi abbiano fatto sentire a casa, non mi abbiano fatto sentire quello che volevo essere. Cioè, non dico uno di loro, ma uno di famiglia. Ieri sera sono andato al ristorante, è stato qualcosa di straordinario, si sono alzati in piedi ad applaudire. Non mi è successo dove vincevo i campionati, mi è successo qui dove vado via. Concludo con una non paraculata. Ringrazio gli ultras, perché è la prima volta che mi capita di incontrare degli ultras che hanno questo tipo di comportamento, e credo che sia di insegnamento. Concludo, perché non ho, sinceramente faccio un po' di fatica adesso, e questa è la conferma di quello che provavo io per questa città. Vado via, mi porto via un bagaglio di sensazioni, di emozioni che nessuno mi potrà più portare via, che sono quelle del San Nicola. Il San Nicola pieno, il San Nicola pulsante, il San Nicola che si divertiva, il San Nicola che, permettetemi, mi sentivo mio. Grazie a tutti.